Buonasera dal TG6, in apertura parliamo di lavoratori, sono 600 i lavoratori in Abruzzo che rischiano il proprio posto di lavoro, sono i lavoratori della Soget, la società di riscossione dei tributi locali, a mettere in rischio il loro posto di lavoro è la riforma contenuta nella manovra fiscale del governo. Ci spiega tutto Alfredo Primante. Non riusciamo a capire perché il governo preveda tutele occupazionali per i dipendenti di Equitalia e non per quelle delle società scorporate come Soget. Siamo circa 200 persone sull'area di Pescara, quindi speriamo che queste nostre manifestazioni, tutte le nostre richieste fatte con gli organi istituzionali regionali, parlamentari, senatori e istituzionali vadano poi a buon fine. La riorganizzazione della riscossione dei tributi decisa dal governo nazionale ha aperto anche in Abruzzo la vertenza Soget. Circa 600 persone rischiano di perdere il posto di lavoro perché non tutelate, come è accaduto per i lavoratori di Equitalia. Quindi è una vertenza altamente importante, un valore occupazionale importante perché si parla di addetti full time nella stragrande maggioranza dei casi, quindi dei redditi familiari che sarebbero compromettenti nella vita e nella qualità delle famiglie abruzzesi. 500 milioni di euro stanziati per l'occupazione, per la decontribuzione per il Sud e poi non si guardano i problemi che generano le norme, che rivisitano quelli che sono gli aspetti della riscossione. Secondo voi è stata una leggerezza oppure una volontà politica? Io non posso dire che è stata una leggerezza, perché chi amministra il nostro governo, chi amministra il nostro territorio sono persone di spessore, per cui non immagino che siamo nelle mani di chi commette delle leggerezze. Io credo che sia, come diceva lei, una volontà politica. Questa mattina a Pescara lavoratori e rappresentanti sindacali hanno chiesto un incontro al prefetto ed hanno organizzato un presidio sotto il palazzo del governo. Noi oggi siamo qua dal prefetto per chiedere che si faccia portavoce presso il governo delle rivendicazioni dei lavoratori e di sanare queste incongruenze che ci sono nella riforma, così come è stata approvata alla Camera l'altro giorno. Brutte notizie per i lavoratori della ICO, l'azienda di Alanno che per 30 anni è stata il fiore all'occhiello delle attività produttive pescarese. A rischio erano 123 lavoratori e invece ora la notizia è che verranno licenziati. Elisa Liuzzo. 123 lavoratori della ICO di Alanno entro fine anno dovranno decidere se sottoscrivere la procedura di mobilità e dunque l'uscita incentivata oppure entrare in NASPI, la nuova forma di ammortizzatore sociale. La riunione di ieri a Roma, al tavolo tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, ha fatto cadere il velo dal bluff dell'azienda, che al tavolo con la Regione aveva parlato di 65 o al massimo 90 esuberi, attraverso la voce dell'amministratore delegato della ICO, che ha reso noto di aver avviato la procedura di collocazione in mobilità di tutto il personale attualmente impegnato nello stabilimento di Alanno. Lo stabilimento che per decenni è stato fiore all'occhiello dell'industria pescarese quindi chiuderà. Un incontro a cui ha preso parte, oltre ai vertici della ICO e rappresentanti sindacali di CGL, CISL e UIL, il vicepresidente e assessore alle attività produttive della regione Giovanni Lolli. L'azienda che nel 2013 avrebbe dovuto salvare i 158 lavoratori rilevati da Kimberly-Clark, dopo 3 anni di agonia e sacrifici e dopo aver coltivato false illusioni, fronteggia quello che aveva definito un piano di riorganizzazione aziendale nel peggiore dei modi, siglando di fatto la chiusura dello stabilimento. Quanto alla vertenza, annunciano i sindacalisti della CGL, sarà convocato con urgenza, con tutte le sigle sindacali, un incontro con la proprietà per pianificare il da farsi e scoprire se ci sono eventuali spiragli. Saranno probabilmente rivalutate alcune ipotesi già emerse nei mesi scorsi, come la possibilità di cedere una parte dell'area dello stabilimento del Pescarese ad una multinazionale che dovrebbe occuparsi esclusivamente di logistica e magari riassumere un discreto numero di lavoratori. Intanto, i lavoratori, che hanno invocato per mesi rispetto del piano industriale sottoscritto dalle parti a settembre 2013, annunciano mobilitazioni. Andiamo a Teramo, si allarga la protesta degli inquilini delle case dell'Ater di Colle Atterrato. Questa volta annunciano di presentare un esposto alla Procura della Repubblica sullo stato delle proprie case e soprattutto sui metodi con cui sono state costruite. Tania Bonnici Castelli. Il quartiere di Colle Atterrato a Teramo esce con le ossa rotte dal terremoto del 30 ottobre. A soffrire maggiormente sono state le palazzine di edilizia popolare di proprietà dell'Ater. In via Giovanni XXIII, 8 di queste sono state dichiarate inagibili, abitazioni risalenti agli anni 80.
Oggi però proteste ed accuse arrivano da altri inquilini ATER che vivono nella stessa via, in case agibili, realizzate nel 2013, antisismiche, ma che a dir loro hanno subito troppi danni per esserlo veramente. Ci hanno detto che erano antisismiche, ma dopo il terremoto del 28 ottobre io perlomeno non credo che siano antisismiche, perché danni strutturali che hanno fatto sulle pareti e dentro le abitazioni, secondo me non potevano farli tutti questi danni. Voi quanto pagate per vivere in queste case? Allora, noi gli affittatari di due camere pagano 320 euro al mese più 210 euro all'incirca di condominio, e quello di tre camere pagano 530 di affitto e 220 di condominio. Quindi secondo me paghiamo delle cifre spropositate per abitare in un quartiere di collaterrato, secondo me. Riuscirete a riscattarle queste case? Questo bisogna chiederlo all'ATER. L'ATER una volta dice di sì e delle volte dice di no. Mo' ci hanno promesso che fra 10 giorni ci avrebbero fatto sapere se andavano al riscatto, perché altrimenti se non diventiamo proprietari conviene riconsegnare le chiavi, non lo so. Palazzine popolari che hanno 3 anni di vita e che sarebbero dovute essere state costruite con tutti i criteri e gli standard di qualità previsti dalla legge. I residenti questa qualità non la riscontrano, accusano il meccanismo delle gare al ribasso che porta come conseguenza un'edilizia scadente, e si chiedono come siano stati gestiti dall'ATER i soldi pubblici. A rispondere sarà la Procura della Repubblica di Teramo, che a breve riceverà un loro esposto. Che pensate di fare, Ugo? Allora, io penso di accertarmi come sia stata costruita questa casa, e quindi penso di fare un esposto alla Procura per vedere le cose chiare, come stanno i fatti su queste palazzine. Ora la cronaca. Dopo una lite per gelosia, una ragazza di 22 anni ha coltellato il compagno, un trentenne, ferendolo gravemente. I due sono di Teramo. La lama entrata dal costato ha lesionato un polmone. L'episodio è avvenuto ieri sera nell'appartamento dove la coppia vive da pochi giorni, in Corso Genova, a Ventimiglia. L'uomo è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Martino di Genova, dove è stato sottoposto a 7 trasfusioni. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, dopo aver sentito il giovane gridare e averlo visto uscire dall'appartamento con una mano sul costato e ricoperto di sangue. Stando a quanto riferito dai vicini, sembra che i due stessero litigando dalla mattina, e secondo quanto accertato dalla polizia, la giovane avrebbe agito sotto l'effetto di alcol. Sottoposta all'alcol test, infatti, è risultata positiva. Ancora la cronaca. Si è svolta questa mattina presso la sala giunta del comune di Pineto la conferenza dei servizi per fare il punto sulla situazione creatasi a seguito dell'incendio sviluppatosi nella zona industriale di Scerne nella serata di mercoledì. Oltre ai rappresentanti delle amministrazioni di Pineto e Roseto, al tavolo erano presenti anche rappresentanti dell'ASL di Teramo, dell'ARTA di Teramo, dell'Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise e di AM Consorzio Sociale. A titolo precauzionale, in attesa di conoscere l'esito delle analisi richieste dal Comune, già avviate da ARTA, ASL e IZS, i cui risultati dovrebbero arrivare entro mercoledì, il sindaco di Pineto ha emesso un'ordinanza con la quale si prescrive sino a mercoledì il consumo degli ortaggi coltivati nell'area limitrofa all'incendio in un raggio di 1,5 km, che avvenga previo lavaggio e sbucciatura. Nella stessa ordinanza, sempre in attesa dei risultati delle analisi, si vieta gli allevamenti, il consumo del foraggio fresco e l'obbligo di non far nutrire a terra gli animali da cortire, sempre in un raggio di 1,5 km dall'incendio. In base a quanto emerso dai colloqui con i tecnici, abbiamo motivo di presumere che non vi siano particolari criticità, commentato il sindaco Robert Verrocchio. Stiamo agendo con la massima sollecitudine, avendo sempre come obiettivo il principio di precauzione per la tutela della salute pubblica. E questa mattina a Pescara c'è stata la prima riunione del tavolo per l'affido dei minori. È stato firmato un documento dove ci sono dei precisi impegni per migliorare e implementare questa pratica, che in Italia oggi coinvolge complessivamente 29.000 minori. Vediamo.
In Abruzzo sono circa 350 i bambini dati in affidamento, la maggior parte dei quali però vive all'interno di comunità protette, mentre solo una piccola parte, 46, viene affidata al di fuori della cerchia parentale. Numeri che devono essere modificati, premiando la scelta di affidamento nelle famiglie. Ed è proprio per promuovere l'utilizzo dell'affido per i minori che è nato un nuovo sistema di coordinamento regionale, attraverso l'istituzione del tavolo regionale per l'affido, riunitosi per la prima volta questa mattina a Pescara. L'Abruzzo è tra le prime regioni del centro-sud ad aver avviato questa pratica, il cui primo atto è stato la firma di un protocollo d'intesa con il Tribunale per i minori, l'ANCI, le 8 equip di affido e le 4 associazioni delle famiglie affidatarie. Nel documento sottoposto all'attenzione di tutte le regioni italiane e dalle associazioni nazionali che si occupano di affido di minori, sono 5 i punti fondamentali: il sostegno alle adozioni difficili, l'istituzione dei tavoli regionali per l'affido, lo sviluppo degli affidamenti ponte dei bambini piccolissimi, il finanziamento dell'accompagnamento alla vita autonoma per i neo-diciottenni, per i quali lo scorso anno è stata approvata una legge regionale che ha istituito un apposito fondo, ed infine la certezza degli impegni economici e delle coperture finanziarie agli affidatari. Molto spesso infatti i comuni, in coda alla filiera istituzionale, non sono in grado di sostenere le famiglie che prendono in affido minori. Da qui la collaborazione con l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che è parte integrante del tavolo. A seguito della rimodulazione dei parametri ISEE, molte persone non autosufficienti non avranno più la compartecipazione. Questa è una lettera inviata dal Comune di Pescara a molte persone che soffrono di patologie che li rendono non autosufficienti. Allora a giurare battaglia in Consiglio Comunale è stato il consigliere della lista Teodoro Massimiliano Pignoli. La legge nazionale che ha rideterminato i parametri per il calcolo degli ISEE sta incidendo anche sull'assistenza alle persone non autosufficienti. A Pescara, con una lettera inviata qualche giorno fa dall'amministrazione, a molti utenti è stato comunicato di essere fuori dalla compartecipazione indicata in questa tabella allegata alla determina. Una situazione che sta mettendo in difficoltà sia i pazienti che i 70 operatori della cooperativa Orizzonte, che serve circa 300 cittadini pescaresi. Dal canto proprio i servizi sociali stanno consigliando a quanti chiedono spiegazioni di riprodurre il modello ISEE, perché da poco dal computo dei redditi sono stati scorporati i contributi assistenziali. Resta però il problema di welfare che si è creato. Il consigliere comunale Massimiliano Pignoli dunque annuncia battaglia per cambiare il provvedimento. Persone sole, persone anziane, persone abbandonate non possono più permettersi ovviamente di pagare 17,01 a ora, quando nel mercato ad esempio un extracomunitario o un'italiana sta praticamente sulle 5 euro. Cosa chiedo? Innanzitutto il blocco immediato della determina, e se ciò non fosse possibile ovviamente il blocco totale in Consiglio Comunale di tutte le attività con migliaia di emendamenti. Perché questo? Perché come voi sapete il sindaco Alessandrini ha estromesso il nostro rappresentante in giunta qualche mese fa, per cui non possiamo incidere direttamente sulla giunta e sulle scelte operative dell'amministrazione comunale, quindi l'unico modo che ci rimane è quello di bloccare il Consiglio Comunale. A Giulianova c'è stato il via libera per la riqualificazione di via Nazario Sauro e anche agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento degli impianti antincendio proprio all'interno delle scuole. Vediamo. La Giunta Comunale di Giulianova ha dato il via libera ai lavori di riqualificazione di via Nazario Sauro nel tratto compreso tra Piazza Dalmazia e Piazza Fosse Ardeatine. Si tratta di un primo stralcio cui seguirà un secondo intervento che andrà a investire il tratto rimanente di via Sauro sino al sottopasso pedonale in prossimità della ferrovia. Questo è il primo stralcio di un progetto più ampio che prevederà tempi brevi anche la riqualificazione dell'ulteriore tratto che è ricompreso fra via Le Orsini, via Trieste e la strada ferrata verso ovest. Costo complessivo 210.000 euro. Ora l'iter proseguirà e contiamo di appaltare l'opera per la fine dell'anno, iniziare lavori a anno nuovo in modo tale da avere via Nazario Sauro con un nuovo decoro per la primavera estate. Inoltre abbiamo approvato un'altra opera di grande civiltà e importanza che riguarda l'abbattimento ulteriore delle barriere architettoniche nel tratto che ricompreso fra via Gasbarrini
creando una sorta di percorso anello con il lungomare monumentale fino a via Simoncini e poi a ritroso per via Trieste e via Orsini per ricongiungersi a via Gasparrini. Anche in questo caso un progetto che ha un finanziamento di 40.000 euro, che è il primo stralcio di un progetto più ampio che riguarderà anche tutte le altre strade del Lido, del centro storico e delle periferie. Si chiama Vetrine dal Carcere, l'iniziativa che si occuperà di addobbare le vetrine del comune di Chieti. Vediamo. Stoffe in disuso, bottoni e cartoncini utilizzati per realizzare colorati addobbi natalizi fai da te, che verranno esposti nelle prossime settimane nelle vetrine di 20 attività commerciali della città di Chieti. I protagonisti delle curiose creazioni non saranno però artigiani di mestiere, bensì i detenuti della casa circondariale di Chieti che hanno partecipato al lodevole progetto Natale 2016 Vetrina dal Carcere, lanciato da Confcommercio Chieti in collaborazione con la casa circondariale teatina diretta da Giuseppina Ruggero. I lavori del laboratorio formativo sono stati coordinati attraverso l'impegno profuso da Stefania Basilisco, capo area educativa della casa circondariale. L'iniziativa è ovviamente stata molto allettante per noi perché dà la possibilità di realizzare un qualcosa di concreto ai detenuti, non solo perché ovviamente hanno utilizzato il tempo della pena in maniera costruttiva, ma perché la cosa dà proprio l'opportunità di ristabilire un patto di cittadinanza in termini positivi attraverso un oggetto che è come se iniziasse, ricominciasse un rapporto di civiltà. Sono rimasta piacevolmente sorpresa dall'entusiasmo mostrato dai detenuti che hanno accolto la nostra iniziativa. Così Alessandra Costantini, commissario capo e comandante della Polizia Penitenziaria. Mi ha fatto molto piacere il fatto che abbiano risposto positivamente ad un progetto che per noi rappresenta tantissimo. In realtà rappresenta un braccio che la società esterna allunga verso il carcere, quindi verso la condizione di coloro che hanno infranto delle regole e che in qualche modo devono rimettersi in gioco e prepararsi per la riuscita. 400 appassionati di enduro provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento in provincia di L'Aquila per una competizione che si è svolta tra i territori dei comuni di Lucoli e Tornimparte. Vediamo. Colle San Vito si è svegliata con il rombo dei motori. Quasi 400 enduristi provenienti dall'Italia centrale e meridionale si sono dati appuntamento per percorrere 100 chilometri di strade bianche e sentieri di montagna nei territori di Lucoli e Tornimparte. Ma oltre alla splendida natura sono stati apprezzati anche i piatti della tradizione montana. Intanto piccoli enduristi crescono. Sono Donato, vengo da Baiocco, San Vincenzo Valle Roveto, dove il posto è bellissimo. Qui è altrettanto bello e il pranzo è ottimo, il mangiare è veramente squisito. La motocavalcata è bellissima, pieno di fango come si può vedere. È una bellissima giornata da passare qui a Tornimparte. Questa è la sesta edizione della motoruspata ASD Enduristi Social Club, Lucoli e Tornimparte. Allora, l'anno scorso abbiamo fatto 332 iscritti, quest'anno abbiamo fatto 389 iscritti. Queste persone provengono da tutta Italia, e dal nord fino a Lecce, Perugia, dalla provincia da Roma, dal Lazio tantissimi. E Norcia, pure i paesi colpiti dal terremoto. Tragitto attraverso i territori di Lucoli e di Tornimparte e si estende per circa 100 km tra punti hard e punti soft. E i punti di forza sono tutti i partecipanti, sono loro i veri attori della situazione. E poi tutto il ristoro, tutti quelli che organizzano il ristoro, e quelli che ci danno la mano, i bivi, tutti noi. Il territorio che si attraversa è molto vario perché passa dalla roccia al fango alle strade bianche, ci sono di tutti i colori, di tutti i tipi di fondo. Ed ora il calcio, domani sera l'atteso match
a Torino, allo Juventus Stadium, tra la Juve e il Pescara. Nulla da fare per Fornasiere e Verne, che non sono stati convocati per la gara di domani, al pari di Mitrita, Guillaume-Berre, Baybek e Coda. Manai sarà a disposizione. Sul suo impiego il tecnico Massimo Oddo deciderà in extremis, come per Pepe, e torna dal primo minuto Brugman, mentre sarà Zuparic ad affiancare Campagnaro al centro della difesa. Queste le dichiarazioni del mister Massimo Oddo. Ma noi in queste due settimane abbiamo lavorato tanto, sia con la difesa 4 che anche con la difesa 3, finché abbiamo avuto gli uomini a disposizione. Poi questo è un momento particolare dove ci sono tanti infortunati, e gli infortunati che ci sono sono infortuni per noi pesanti. Le nostre armi, che sono il giocare nei limiti del possibile spensierati, perché ovviamente c'è tutto da guadagnare e questo è scontato, e soprattutto corsa, tanta corsa, aiutarsi, perché se vuoi superare ostacoli così grandi devi farlo di squadra, e per farlo di squadra bisogna aiutarsi e bisogna correre. Quindi sicuramente domani in campo andranno tutti quelli che non hanno avuto pausa in queste due settimane. Io quello che ho ben chiaro in testa sono quelli che sono i nostri problemi più grandi, perché poi ce ne sono tanti, ma i nostri problemi più grandi sono l'aggressività in avanti, che ci è venuta un pochino a mancare rispetto all'anno scorso, ed è un miglioramento su una difesa di reparto quando perdi palla, ma soprattutto quando la palla ce l'hai tu, perché quando la palla ce l'hanno gli altri, bene o male, noi siamo sempre ben messi in campo e rischiamo poco, perché le squadre di questo livello hanno due giocatori forti in ogni ruolo, quindi io non credo che ci siano grandi problemi per la Juve. Problemi sì, ma che sono, in confronto ai nostri, sono veramente piccoli. E quindi non lo vedo un grande vantaggio, sinceramente. A lui vanno solo complimenti, poi l'ho sempre apprezzato per quello che è il suo lato migliore, secondo me, in assoluto, che è la comunicazione. Che è una persona che mi piace molto come comunica, insomma. E a sedere sulla panchina della Juventus ci sarà un ex del Pescara, Massimiliano Allegri, che in conferenza stampa ha detto di non sottovalutare il Delfino. Sentiamo. Higuain domani gioca, non vedo perché non dovrebbe giocare. Ieri ha fatto un lavoro di recupero, almeno che oggi nell'allenamento di rifinitura non succeda qualcosa, però domani Higuain gioca. Per quanto riguarda la partita, non sarà una partita semplice. Perché? Perché il Pescara innanzitutto è una squadra che, nonostante che abbia delle difficoltà di classifica, ma questo credo che fosse una cosa normale all'inizio, è una squadra che gioca molto bene, che crea molto, che in tutte le partite ha creato molte occasioni, spesso non ha meritato di perdere. È normale che manca un po' di esperienza a livello di Serie A. E noi però dobbiamo sapere che noi abbiamo solo un risultato, quello della vittoria. Attraverso queste partite passano gli scudetti, e lo ripeto fino alla noia. E quindi domani scenderà in campo la formazione migliore, perché Siviglia non è decisiva. Noi abbiamo in Champions due partite, Siviglia e Zagabria con la Dinamo in casa. Basta vincere una partita per essere qualificati matematicamente. Bisogna fare due risultati su tre a Siviglia, abbiamo la possibilità di fare due risultati su tre a Siviglia per poter ambire al primo posto. Però in questo momento la Champions va messa da una parte, perché la prerogativa è battere domani il Pescara, e ripeto, non sarà semplice se approcciamo male, e soprattutto arrivare a Natale in testa alla classifica. Marchisio sta bene, si è allenato, devo decidere dopo l'allenamento di oggi, domani mattina quando faremo l'ultimo, e non farò valutazioni in base alla partita di martedì. Domani scenderanno in campo quelli che ritengo giusti per fare la partita di domani. Ed ora le
Lega Pro, c'è stato il penultimo allenamento per il Teramo che domani mattina al Bonolis svolgerà l'allenamento di rifinitura in vista dell'importantissimo match con l'Ancona. Il tecnico Nofri sceglie questa volta il 4-3-3 con Petrelle, Di Paolo Antonio ai lati di Sansovini e in difesa torna Scipioni. Ballottaggio al centro tra Manganelli e Caidi con il primo favorito. Sul fronte dorico il tecnico Brini dovrebbe confermare l'abituale 4-2-3-1. L'allenatore biancorosso non nasconde la delicatezza del momento della partita. Lo ascoltiamo. Negli ultimi 5 partite abbiamo vinto solo una gara a Gubbio e quindi dobbiamo cercare di tornare a essere propositivi in casa, cercare di vincere la partita cercando di coronarla con una prestazione importante. E siamo consapevoli che le prestazioni non sono state opache, non siamo stati in quelle situazioni nemmeno a livello, come dire, di aggressività sopra le righe, quindi ci dobbiamo ritrovare le energie, perché in alcuni momenti ce le abbiamo avute, le prime partite sono state secondo me positive e dobbiamo sicuramente trovare la situazione che ci possa permettere di riavere autostima. Non vedo divergenze che, se non quelle nel risultato, perché poi alla fine è chiaro che la proprietà ti chiede di raggiungere degli obiettivi e tu in qualche modo li devi risolvere, cioè i problemi che stiamo vivendo bisogna cercare o di eliminarli del tutto o di comunque sia minimizzarli per poter avere un risultato di vittoria. Ci vuole unità di intenti. Ma questo è chiaro, ci vuole sempre unità di intenti, non è che possiamo remare in maniera diversa, ma questo credo che quando non c'è unità di intenti le strade si dividono, e poi ci sono i risultati che possono far dividere le strade, ma insomma in questo momento non vedo divergenze di unità di intenti, anzi sento la proprietà vicina. Io parlo del presidente perché credo che devo fare riferimento a lui. L'Ancona è una squadra sicuramente in difficoltà anche essa, perché poi ci sono lì anche problemi societari, dunque però si sovrasta in classifica di 2 punti e quindi dobbiamo per forza di cose noi vincere questa partita, noi ce la dobbiamo mettere tutta per ritornare alla vittoria in casa, per riprenderci qualcosa che forse in questo percorso, magari anche negli episodi, forse non c'è stato a nostro favore, perché tante situazioni io non ne ho mai parlato, perché poi sono sempre scusanti, però è anche vero che ci sono stati tanti episodi, senza fare riferimento alle partite, dove sicuramente potevamo avere qualcosa in più. Ed ora il basket. È stata presentata nei giorni scorsi all'Adriatico Golf Club di Brecciarola la Iale Pescara, la squadra che partecipa al campionato di Serie C femminile che ha iniziato molto bene la stagione. Vediamo. Siamo in coabitazione con Roseto, siamo primi in classifica, dovremmo essere, anzi sicuramente siamo al momento le 2 squadre migliori. Abbiamo un mix di ragazze giovani valide, tecnicamente valide, con delle senior di buona qualità, con Mauriello, Domanin, Mauri, Pasqualin, Cestaro, Moscatello, che sono le nostre senior, hanno buone qualità sia tecniche ma soprattutto morali per la crescita delle nostre ragazze più giovani. Noi stiamo facendo questa Serie C in collaborazione con l'Antoniana e con dei sponsor, Atena, abbiamo fatto un accordo. Abbiamo fatto anche un accordo con la Montesilvano Basket, quindi cercheremo di fare buone figure per far riuscire una buona manifestazione. Iale ormai è un'istituzione a Pescara, fa attività con i più piccoli da tantissimi anni, e poi il bello di Iale è che continua anche con le squadre degli junior, dei senior e delle squadre maggiori, quindi c'è un trasporto delle attività dalle fasce più giovanili fino alle fasce più alte, quindi questa è una cosa che fa da tantissimi anni. Un plauso a lui e a chi permette, attraverso aiuti anche economici, di portare avanti questa attività. È tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione torna domani nell'edizione delle 14. Grazie per essere stati con noi.